Vi do il benvenuto a 7x1, il rotocalco di informazione settimanale di Melito TV, Telemelito e Telebova Marina. Iniziamo subito con le novità riguardo gli scavi a Piazza Garibaldi a Reggio Calabria. Abbiamo al telefono il funzionario della Soprintendenza Archeologica della Calabria, la dottoressa Emilia Andronico. Benvenuta dottoressa Emilia Andronico al rotocalco 7x1. Incominciamo a chiederle quali sono le novità del terzo saggio di scavo a Piazza Garibaldi. Dunque, le novità sono rappresentate dal rinvenimento di alcuni muri, due dei quali si incontrano ad angolo retto e sembrano definire un vano. Si tratta di muri realizzati in ciottoli fluviali e intonacati sulla faccia interna, con un intonaco piuttosto grezzo e rustico. Siamo ancora nei livelli di elevato e bisogna approfondire lo scavo per eventualmente raggiungere lo strato di calpestio antico. Per quanto riguarda l'epoca non si possono fornire indicazioni perché il materiale che si trova durante lo scavo è misto e investe un arco di tempo piuttosto ampio che va dall'età greca V secolo a.C. fino addirittura all'età normanna. Questo consente di stabilire che ci sono stati in epoca antica degli scavi in profondità con dei successivi spostamenti di terra, ricolmature dello scavo con terra, che in parte sono stati fatti anche per asportare materiale da costruzione. E appunto questo rimescolamento degli strati non consente di datare la struttura, che comunque ha un aspetto, diciamo, tardo antico, ecco, tardo imperiale. Grazie dottoressa. Che collegamento esiste tra il primo saggio, ovvero il mausoleo, e i nuovi ritrovamenti? Intanto mi scusi se la correggo, ma il primo saggio non è stato assolutamente identificato come mausoleo. Sono proposte che sono arrivate da semplici spettatori e curiosi, ma che non hanno avuto alcuna convalida ufficiale. Al momento sappiamo solo che si tratta di un basamento, ma che cosa sorreggesse il basamento non lo possiamo affermare. Comunque, tra il primo saggio, appunto, che non comprende solo il basamento, ma comprende anche altre strutture, e questo saggio, che sarebbe il terzo, non ci sono collegamenti evidenti, né collegamenti di tipo strutturale né collegamenti di tipo funzionale. Finché non si scaverà, diciamo, l'intercapedine tra l'uno e l'altro, non si potrà dire niente di certo. Ecco, apparentemente, per quanto possiamo dire oggi, non ci sono collegamenti. Ecco, non ci sono ritrovamenti, ma la domanda che viene da fare è anche come mai tanti ritrovamenti in così poco spazio e perché non sono stati mai segnalati alla cartografia. Perché non si è mai scavato da quella parte. Sono ritrovamenti che partono dalla quota di meno 3 metri e fino a questo momento arrivano alla quota di 4,20-4,30. Quindi non sono mai stati fatti scavi di quella profondità in quel settore urbano. Quindi non sono stati mai segnalati, sono stati una sorpresa anche per noi. Consideri che fino agli inizi del secolo, diciamo, quando fu ricostruita la città dopo il terremoto del 1908, quella zona era campagna. Ecco, e apprendiamo anche dai giornali che seguirà un quarto scavo. Sì, è vero, me l'hanno comunicato da poco, pare che ci sia l'orientamento sia da parte della mia amministrazione sia da parte dell'amministrazione comunale di effettuare un quarto saggio e questo quarto saggio dovrebbe costituire un ampliamento del primo per cercare di definire meglio le dimensioni di questo basamento. E il futuro della piazza? Beh, ancora è presto per parlare del futuro della piazza, sono decisioni che verranno prese a fine lavoro. Bene, io la ringrazio, dottoressa Emilia Andronico. Prego. E alla prossima. Alla prossima. Successo per il Calabria Experience Tour 2016 ad Altamura e a Matera. Vediamo il servizio. Matera, terra di cultura e turismo. La città dei Sassi, nominata la capitale europea della cultura 2019, ha accolto con successo la prima tappa extraregionale del progetto Calabria Experience Tour 2016, che non ha resistito anche al fascino di visitare la Leonessa di Puglia, nota come Altamura.
il gruppo a cui hanno aderito parecchi partecipanti della provincia di Reggio Calabria è stata guidata dal presidente della Proloco di Brancaleone, Carmine Verducci. L'iniziativa si è tenuta subito dopo l'approvazione del progetto da parte del Consiglio regionale della Calabria, della Presidenza della provincia di Reggio Calabria e del Parco nazionale d'Aspromonte. Inoltre, il progetto Calabria Experience Tour è stato nominato anche dalla rivista marketingdelterritorio.info come modello di promozione per lo sviluppo turistico locale. Matera, con i suoi splendidi sassi, le sue meravigliose chiese rupestri e la sua infinita ricca storia, ha rappresentato una tappa obbligatoria da conoscere, così come la curiosità di scoprire la parte più antica della città di Altamura, costruita da un borgo in cui si alternano stradine e claustri, ovvero tipiche piazzette chiuse che garantivano un tempo la vita in comune e la difesa delle famiglie. Tantissima emozione e curiosità da parte dei partecipanti a conoscere l'interno del borgo dove si trova la famosa cattedrale federiciana, alto esempio di romanico pugliese e ritrovamenti archeologici di interesse mondiale. Per queste scoperte lo Stato italiano ha candidato Altamura a diventare uno dei patrimoni dell'umanità riconosciuti dall'UNESCO. Ringrazio coloro i quali hanno aderito a questo viaggio, ha dichiarato Carmine Verducci, presidente della Proloco di Brancaleone. Ringrazio coloro i quali hanno condiviso con me lo spirito del progetto insieme allo staff organizzativo della Proloco, assicurando efficiente organizzazione. Questo viaggio rimarrà così nella storia dell'attività di promozione sociale della Proloco, concludendo 4 anni di attività intensa nel pieno rispetto del codice statutario della Proloco stessa. E ora torniamo a Melito. L'Istituto De Amicis vince il secondo posto del concorso internazionale di musica Accordarsi è possibile. Gli alunni dell'Istituto Comprensivo Statale De Amicis Bagalà di San Lorenzo Merito Portosalvo della sezione A ad indirizzo musicale hanno conquistato il secondo posto nel concorso internazionale di musica Accordarsi è possibile. Il concorso si è tenuto nel Teatro Comunale di Pergine Valsugana a Trento. L'iniziativa è stata presieduta dal preside dell'Istituto, il dirigente scolastico Antonino Nastasi, presenti anche il sindaco di Merito Portosalvo, Giuseppe Salvatore Meduri, e l'assessore alla pubblica istruzione Emma Toscano e l'assessore alle politiche sociali Patrizia Crea. In una sala gremita, la preparazione tecnico-espressiva ed interpretativa del gruppo è stata premiata anche dall'ampio successo di pubblico. I vincitori hanno ben rappresentato la forza della comunicazione del linguaggio musicale. Applauditi calorosamente da docenti e genitori, i giovani melitesi si sono confrontati con numerosi studenti di musica provenienti da tutta Italia, conquistando ancora una volta ammirevoli successi. Le finalità del concorso sono state pure quelle di mettere a confronto musicisti in erba al fine di contribuire alla loro crescita attraverso lo scambio di esperienze musicali, valorizzando l'impegno giovanile e stimolare lo studio della musica in un contesto nazionale. Un'aria dunque di festa e di allegria ha accompagnato l'intera manifestazione musicale, che ha permesso di vivere a tutti i partecipanti un'interessante e piacevole esperienza. Inoltre, nei giorni scorsi, presso la sede del Consiglio Comunale di Merito Portosalvo, gli alunni della classe seconda A hanno ricevuto un altro importante premio in occasione della prima edizione del concorso letterario Scrittori in Erba, organizzato dall'assessore alla pubblica istruzione Emma Toscano. I vincitori del concorso sono stati l'alunno Domenico Crea della classe seconda A e la classe quinta B della scuola primaria, rappresentata da Simone Surfaro. Il sindaco ha consegnato ai due alunni vincitori il contributo di 500 euro che è stato devoluto alle loro classi per un viaggio di istruzione e inoltre una targa commemorativa dell'evento. Svolta dalla FIDAPA, sezione di Villa San Giovanni, la cerimonia annuale delle candele. Vediamo il servizio.
si è svolta a Villa San Giovanni la consueta cerimonia delle candele organizzata dalla FIDAPA BBW Italy sezione di Villa San Giovanni, la professional woman di cui la FIDAPA fa parte. La sua fondatrice, la dottoressa Lena Madesin Phillips, volle introdurre tale cerimonia nel lontano 1942 per simboleggiare un abbraccio virtuale con tutte le donne del mondo. Come di consueto, durante tale speciale serata vengono introdotte in associazione le nuove socie, ben 7 le professioniste presentate nella sezione di Villa San Giovanni e che hanno manifestato il proprio entusiasmo nell'entrare a far parte di una realtà che da anni opera proficuamente nel territorio villese, attraverso iniziative culturali e sociali svolte anche in sinergia con altre associazioni locali e con l'amministrazione comunale. Nel corso dell'evento hanno partecipato diversi ospiti FIDAPA, tra cui Clara Marrapodi e Mariella Laganà, rispettivamente presidente e vicepresidente della sezione FIDAPA Italy di Palmi, Tiziana Tiziano e Maria Rita Mallamaci, segretaria e consigliere della sezione FIDAPA Italy Reggio Calabria Morgana, la past president distrettuale, avvocata Angiola Infantino, socia della sezione villese, nonché esponenti del mondo culturale reggino. L'ingegnere Stefania Basile, attuale presidente della sezione FIDAPA Villese, si è detta onorata di accogliere nuove socie, fortemente motivate ed entusiaste di portare il proprio contributo in associazione. Ed inoltre è stato presentato il progetto Borsa di Studio Educare alla Cultura della Legalità, che coinvolge gli studenti delle quinte classi delle scuole elementari dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Villa San Giovanni. L'evento quest'anno dal titolo Bullo, no grazie, giunto ormai alla 16ª edizione ed è inserito tra le iniziative importanti della FIDAPA di Villa San Giovanni, si prefigge ad affrontare una tematica scottante, quella del bullismo, ponendo gli studenti davanti a tanti interrogativi legati a scelte comportamentali di gruppo, valorizzando principi improntati alla legalità e al rispetto del prossimo. Ai microfoni di Melito TV, la presidente FIDAPA, ingegnere Stefania Basile. Stasera noi la FIDAPA, sezione di Villa San Giovanni, celebra la cerimonia delle candele, come cerimonia che è il momento clou dell'anno sociale di ogni sezione FIDAPA della Federazione Internazionale. Ogni sezione presente nel mondo, più o meno nello stesso periodo, celebra la stessa serata che rappresenta, che nasce per la prima volta nel 1942 grazie alla sua fondatrice Lena Madesin Phillips, con la quale che nel 1942 appunto istituì questa cerimonia delle luci, che nel tempo è diventata poi cerimonia delle candele, con cerimonia con la quale voleva celebrare l'amicizia, i rapporti di amicizia presenti tra tutte le donne appartenenti alla Federazione Internazionale nel mondo. Ha un duplice significato per ogni sezione, in quanto rappresenta anche l'ingresso delle nuove socie, che danno quindi nuova linfa vitale ad ogni sezione. Questa sera da noi abbiamo accolto 7 nuove giovani socie che arricchiranno quindi la nostra sezione. Ogni anno, ogni biennio, la FIDAPA si allinea ad un tema nazionale. Nel nostro biennio sono i talenti delle donne, quindi ogni sezione nei vari eventi culturali che organizza durante appunto il biennio di presidenza cercherà di allinearsi a questo tema, dando valore ai talenti delle donne presenti nelle proprie sezioni o anche avvalendosi di talenti esterni. Le prossime attività della nostra sezione prevedono la premiazione della 16ª edizione della Borsa di Studio Educare alla Cultura della Legalità, evento che si svolgerà il 20 maggio
presso l'Aula Magna delle scuole elementari di Villa. Durante questo evento verrà premiato il bambino più meritevole che nel corso dei 5 anni della scuola ha, appunto, con il suo comportamento, con la sua preparazione, ha risposto ai requisiti, appunto, di legalità. Quest'anno in particolare è stato scelto un tema specifico, quello del bullismo e del cyberbullismo. Altro evento che avremo a breve e sarà il 7 giugno, un salotto culturale incentrato sulle tragedie greche, in cui i relatori saranno il presidente delle Muse Giuseppe Livoti e la professoressa Mila Lucisano. Questo convegno è un po' un convegno di preparazione per il viaggio culturale che la sezione farà a metà giugno a Siracusa, ormai un'abitudine costante negli ultimi anni, per andare, appunto, a vedere le rappresentazioni greche. E continuiamo con le notizie della settimanale 7x1. Contratti fiume, sono stati stanziati circa 8 milioni per i bacini dell'area grecanica. La notizia dello stanziamento di circa 8 milioni di euro per il progetto Greenways nell'ambito dei finanziamenti per la città metropolitana rappresenta il primo importante traguardo raggiunto grazie all'intuizione avuta dal presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte e dei sindaci dei comuni dell'area grecanica che hanno avviato il contratto di fiume per i bacini idrografici di Tuccio, Amendolea e Palizzi. Il contratto di fiume, suggerito dall'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, è uno strumento di programmazione strategica e negoziata che persegue la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente al loro sviluppo, per il quale l'Ente Parco ha già investito importanti risorse economiche per la fase di start-up. Ai comuni di Bagaladi, Bova, Condofuri, che è comune capofila, Roccaforte del Greco, Orgudi e San Lorenzo, con cui è stato originariamente avviato tale processo, è stato possibile aggregare anche Bova Marina, Montebello Ionico, Melito Portosalvo, Palizzi e Staiti. È stato dunque costituito un distretto territoriale che copre il comprensorio dell'area grecanica, coinvolgendo i binari fluviali dei principali corsi d'acqua ed 11 comuni, per formare il contratto dei contratti di fiume. Sarà dovere di tutti gli attori preposti adesso saper utilizzare e valorizzare le risorse stanziate dal governo. Nei giorni scorsi a Melito Portosalvo è stata inaugurata Villa Benvenuto, sede dell'associazione Insieme Senza Barriere. Unione, integrazione sociale e tutela per le persone con disabilità sono gli elementi costitutivi di Villa Benvenuto, inaugurata nei giorni scorsi ad Anadi, Melito Portosalvo. Si tratta di un bene confiscato alla mafia, oggi centro di aggregamento sociale e sede dell'associazione Insieme Senza Barriere Onlus. All'iniziativa sono intervenuti il presidente dell'associazione, Pasquale Spinella, l'arciprete Don Benvenuto Malara e il portavoce del forum del terzo settore dell'area grecanica, Mario Alberti. Nel corso dell'incontro sono state tracciate le linee guida del servizio offerto di tipo socio-occupazionale rivolto a persone con disabilità fisica e o sensoriale, interamente gratuito, in quanto basato sul volontariato e sulla solidarietà cittadina ed aperto a chiunque desidera dare un aiuto concreto alle persone e contribuire al benessere cittadino. I servizi infatti sono rivolti alle persone con disabilità dal lunedì al venerdì e comprendono attività di laboratorio e uscite sul territorio insieme ad altre associazioni. Il risultato raggiunto, afferma il presidente di Insieme Senza Barriere, Pasquale Spinella, è il frutto di una grande collaborazione, impegno e sacrificio da parte di tanti cittadini che hanno permesso di raggiungere questo risultato. Si conclude in questi giorni la manifestazione Vocale in Fiore 2016, organizzata dall'associazione Eco Cherò. Vediamo insieme il servizio. Sabato 21 e domenica 22 maggio si concludono le manifestazioni inserite nella programmazione di Vocale in Fiore, manifestazione nata alla ricerca e alla consapevolezza che i nostri luoghi possano essere animati attraverso interventi di miglioramento con decoro urbano e verde attrezzato. Sabato 21 nella piazza della chiesa di Vocale si terrà la presentazione del concerto del coro delle Muse diretto dal maestro Enza Cuzzola, con l'esecuzione di brani della tradizione calabrese e partenopea ed inoltre la presentazione di una installazione urbana creativa
a cura degli artisti delle Muse, che hanno rivitalizzato pittoricamente degli ombrelli divenuti delle calotte floreali, che confermano ancora una volta ciò che scrive Auguste Rodin. L'artista è il confidente della natura, i fiori portano avanti un dialogo con lui attraverso la graziosa piega dei loro steli e le sfumature armoniosamente tinte dei loro petali. Ogni fiore così ha una parola cordiale che la natura dirige verso l'artista. L'installazione avrà come intervento compositivo e iconografico la partecipazione dei seguenti artisti: Antonella Laganà, Daniela Campicelli, Marilena Cicciù, Santina Milardi, Giovanna Tripodi, Luciana Ruggeri, Pina Calabrò, Domenica Gorgone, Adele Leanza e Grazia Papalia. Ai microfoni di 7x1 di Merito TV, il presidente dell'associazione Eco Cherò, il dottor Paolo Campolo, e la segretaria dell'associazione, la professoressa Antonella Garasci. L'amministrazione è un'amministrazione, diciamo, floreale, ma che serve per dare spunto alle persone a darsi un po' di, diciamo, a migliorare un po' il territorio, a rendere più vivibile tutto il nostro quartiere. Giustamente c'è stata, l'abbiamo fatto l'anno scorso, lo stiamo rifacendo quest'anno e c'è stata, diciamo, fino adesso una buona partecipazione delle persone, speriamo che va bene. Buonasera, ringraziamo l'emittente Merito TV per averci dato questa opportunità. L'associazione Eco Cherò vi invita alle serate conclusive della manifestazione Vocali in Fiore, quest'anno è giunta alla sua seconda edizione. L'iniziativa è tesa a valorizzare il nostro territorio, il nostro quartiere, attraverso un simbolico concorso ad abbellire gli spazi esterni delle proprie case, dando così la possibilità di vivere in un quartiere più bello, più pulito, più decoroso, più colorato e più fiorito. Le serate conclusive saranno il sabato 21 maggio e domenica 22 maggio. E sabato 21 maggio in particolar modo, a partire dalle ore 16, ci sarà una passeggiata ecologica in bicicletta. La partenza sarà da Bocale fino a Pellaro, il rientro con sosta a Piazza Chiesa. A Piazza Chiesa, a seguire, intorno alle ore 19.30, ci sarà l'esibizione del coro dell'Associazione Culturale Le Muse, diretto dal maestro Enzo Cuzzola. Il cavallo di battaglia del coro sono i canti in greco di Calabria. Ci saranno anche degli stand espositivi di prodotti artigianali, prodotti che qui vedete esposti, che abbiamo realizzato nei nostri laboratori e fatti presso la nostra sede. La domenica, a partire dalle 17, ci sarà l'apertura degli stand espositivi sia di prodotti artigianali che di prodotti gastronomici. I prodotti gastronomici. Domenica 22, a partire dalle ore 17, ci sarà l'apertura di stand espositivi, il cui allestimento è stato curato dagli artisti dell'Associazione Culturale Le Muse. Stand espositivi sia di prodotti artigianali che di prodotti gastronomici. Si tende a valorizzare i prodotti del nostro territorio, quindi peperoncini, miele, le spezie e l'olio d'oliva. Alle ore 18.30 ci sarà l'esibizione del gruppo musicale Irish Strings Quartet, di cui fa parte il nostro amico Alessandro Calcaramo. Alle ore 20 ci sarà la premiazione dei vincitori del concorso Vocali in Fiore 2016, un attestato di partecipazione verrà consegnato anche a tutti i partecipanti. Si conclude anche per questa settimana il rotocalco 7x1. Ritornerà la prossima con il collega Giuseppe Livoti, sempre sulle nostre reti Merito TV, Telemerito e Tele Bova Marina. Da Francesca Martino è tutto, alla prossima!